occasione per la Fiera del Crocifisso, un appuntamento al quale i salernitani non vogliono mancare, perché si ritorna indietro nel tempo fino all'anno 1000, un po' come riscoprire il passato. Sì, è un'occasione che noi offriamo alla città per ripercorrere idealmente e con la fantasia la sua storia più antica. Noi attraverseremo le strade del centro storico con iniziative festose, con iniziative spettacolari e anche con iniziative commerciali. È una festa di primavera, la città rinasce, rinascono le iniziative, il centro storico riprende vita e corpo. È un tentativo naturalmente anche di promozione della città turistica. Noi stiamo tentando di destagionalizzare il turismo, dove a Salerno si vive un paradosso. Noi abbiamo durante il periodo invernale in una città marittima punte altissime di presenze. Ora, con queste iniziative e con il rilancio di un'ipotesi di città turistica e con il rilancio di una città che si predispone anche al turismo congressuale e di alta cultura, credo che comporremo un tassello generale e il puzzle ritornerà perfettamente visibile. Prende il via ufficialmente al tramonto la 25esima edizione della Fiera del Crocifisso, ormai un appuntamento di tradizione ma anche di grande soddisfazione per chi lo organizza. Beh, diciamo che non solo io ma tutti quelli che con me lavorano sono orgogliosi di questa iniziativa che da 25 anni tiene viva l'attenzione e soprattutto la storia medievale di Salerno. Salerno con la Fiera del Crocifisso si riconosce fra le prime 10 manifestazioni d'Italia e quindi insieme a tutti gli artefici e tutti gli artisti che verranno e saranno qui con noi per 3 giorni, il centro storico diventa il punto e il riferimento di quello che è stata la grandezza e la storia, la gloria della scuola medica salernitana.